Buongiorno ragazzi e bentornati ad un altro video. Sono le 10 del mattino, io sto in un centro di stazione, una stazione tipo autogrill nel sud della Francia. Siamo partiti stamattina con Ele alle 6 del mattino da Barcellona, abbiamo guidato per 3 ore, siamo già arrivati in Francia. Come avrete letto dal titolo, mi trasferisco. In realtà non è un trasferimento permanente, diciamo, però è solo temporaneo. Sapete come sono io, un pochino vagabondo. Negli ultimi, anche solo nell'ultimo anno, ho fatto non so quanti paesi e oggi per un mese ne faccio un altro, però vi voglio spiegare meglio il tutto, il perché e il motivo in questo video. Io spero che vi piaccia. Noi ci rimettiamo in cammino, perché sono altre 9 ore di macchina. Let's go. Ragazzi, vi faccio un piccolo aggiornamento, noi stiamo ancora in strada, mancano 6 ore e 44 all'arrivo. Ovviamente stiamo facendo delle piccole pause in autogrill ogni 3 ore perché siamo responsabili. Ele ha acchittato qua un piccolo picnicchino, pesa di tacchino. E in realtà ragazzi, io ho diminuito molto il consumo di tutto quello che è affettati, però diciamo che quando stiamo appunto tipo adesso in viaggio è un ottimo modo per prendere delle proteine, è anche molto buono e molto comodo come snack. Poi le fagli vedere, abbiamo delle carotine che ci siamo presi, per un po' di micronutrienti. Qua ci abbiamo hummus, che è praticamente pasta di ceci presa dal supermercato, ma questa è veramente molto buona. Buonissimo. Si può anche fare in casa e ci stiamo intingendo dentro i crostini. Io mangio, faccio attenzione alla strada. A 6 ore e 43. Regà, siamo appena arrivati a Lussemburgo dopo 10 ore di macchina. Io sono cotto, c'ho i glutei e la schiena, il fondo schiena a pezzi, che ieri pure ho fatto gli squat, quindi oggi proprio mi sono spalmato dentro il sedile tipo. Per stasera è tutto, io mi riposo un pochino e riprendiamo domani. Però eccoci arrivati a Lussemburgo. È il giorno successivo, sono le 3:30 e io sono in macchina. Sono arrivato in un posto nuovo. Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo trovare la palestra. Lo sapete, per me l'allenamento non è assolutamente un obbligo, anzi è un privilegio, è una cosa che io devo fare sempre e ovunque. Amo allenarmi, per cui trovare la palestra, una palestra che mi piace, è una delle cose più importanti per me. Ieri sera avete visto quant'ero distrutto, ho dormito bene 7-8 ore, quindi oggi sono fuori una palestra, speriamo che mi facciano fare l'abbonamento. Se mi dicono di no, allora dovrò andare a trovare, ho già visto altre due palestre potenziali, ma questa mi sembrava una bomba. Poi settimana scorsa ho fatto il test dei massimali, quindi ho trovato il carico che devo usare, e quindi questa sessione qua devo trovare le ripetizioni. Faccio la seduta B, vi mostro un secondo. Questo è l'Excel che sto usando, che io trovo veramente comodissimo. Come primo movimento abbiamo unilateral pistol squats, che dobbiamo fare a peso corporeo, body weight. Poi abbiamo il seated overhead press, poi abbiamo il neutral chin up, cable fly, lying leg curl e dumbbell hammer curl, quindi questo per i bicipiti. Come detto, sto seguendo e eseguendo uno split che è più o meno un full body, quindi faccio ogni giorno quasi tutti i gruppi muscolari, chiaramente stando molto attento alla scelta degli esercizi. Vogliamo un buon stimulus to fatigue ratio, non vogliamo fare sempre esercizi pesanti, sempre esercizi che affaticano il sistema centrale nervoso. Vogliamo avere una selezione di esercizi, vogliamo avere una selezione di intensità. Ok, quindi posso allenare le gambe tutti i giorni, ma dovrò avere ad esempio un giorno più pesante con l'85-90% del massimale, un altro più leggero, movimenti accessori con quindi tipo che ne so 70% del massimale. Quindi la cosa molto importante è stare attento al volume totale, all'intensità, appunto vogliamo un mix di intensità, e poi alla scelta degli esercizi, per scegliere quelli che hanno una buona proporzione di stimolo rispetto all'affaticamento. Quindi non vogliamo fare sempre squat, sempre deadlift ogni giorno, non siamo powerlifter, è più comunque improntato come strength training, ma con un obiettivo ipertrofico in mente. Noi andiamo in palestra, speriamo che ci fanno entrare.
Raga, finito quell'allenamento, è andato direi decentemente. Penso che avete visto un pochino di cose. Sono contento per il seated overhead press, che devo dire lo sento abbastanza fluido, mentre magari in passato avevo un pochino di problemini, penso con la retrazione delle scapole. Invece meno male, ci ho lavorato un pochino sopra, stando molto attento alla forma. Ho accorciato il ROM in alcuni casi. Secondo me con un infortunio non bisogna per forza di cose fermarsi. Io infatti è da tipo 2 anni che non mi fermo, continuo ad allenarmi, faccio solo dei piccoli accorgimenti. Magari se volete un video in cui parlo di come allenarsi con un infortunio, fatemi sapere. Poi purtroppo non ce l'ho fatta a finire l'allenamento, devo fare anche il lying leg curl, quindi per i femorali sulla macchina da stesi. Ma purtroppo, sapete com'è? Con le regole del Covid c'erano già 2 persone che stavano sulla macchina. Presumo fossero una coppia. Però lavavano la macchina mentre uno faceva una serie, poi prima che l'altro facesse la serie lavava la macchina. Di conseguenza già lì stavano tipo aspettando 5 minuti. Ho aspettato, stavano continuando, avevano non so quante serie a testa. Ho detto vabbè, la palestra è chiusa alle 5, è finita là. Quindi ho skippato femorali, sorry gambe, rimarrò con le gambine piccole. E la palestra così così, nel senso che non era male, era enorme, a 2 piani, però era così vuota. E ve l'ho detto, a me piace il vibe, mi piace una palestra in cui c'è più gente, in cui si può parlare, in cui c'è casino, in cui ci sta il metallo che cade per terra. Non so se mi capite, mi piace più quel tipo di vibe, un po' alla Alphalete a Houston, anche se ovviamente in Europa palestre così non ce ne sono così tante. E quindi non so, potrei provarne altre 2 prima di decidere di fare un'iscrizione. Raga, sono stanco e sono curioso veramente di sapere cosa ne state pensando di questa serie di video, che io ci sto veramente provando a mettere. Sto provando a portare più di me, a portare dei contenuti più sensati. Non lo so, secondo me è cambiato lo stile, fatemi sapere se l'avete sentito oppure no. E poi, ultima cosa, beh, niente raga, ogni volta che guardo questo tatuaggio mi ricorda Kaizen. Keep improving, change for the better, raga, miglioramento continuo, spingetevi sempre. È una bomba, sono strafelice che l'ho fatto, nessun rimorso né altro. Bellissimo, bellissimo. Si torna a casa e si vede Ele che sta finendo di studiare per i suoi esami, poverina. E ci sentiamo più tardi. Che stai facendo? Sto studiando una foto. Ma tu non dovevi star studiando? Ma stavo studiando fino a mollo, sei benissimo, è solo perché deve farmi passare una nulla facendo. Bello studio qua. Dai. Non è vero, stavo studiando fino adesso, lo prometto. Lo so, è vero. Ti volevo fregare solamente, sei bellissima. Con i capelli corti, dovrebbe andare a vedere il video tutto finale. Però aspetta, ti faccio vedere meglio. Come sto in uniforme studentessa. Mm-hmm. Guarda che bomba. A me piace tantissimo. Voi che dite, Ele, se tagliate i capelli? Secondo me sta benissimo. Sembra più grande, eh? Secondo me sì, dai. Guarda che postazione carina. E questo è il highlight, lo specchio, per vedere bene la maglia di Kaizen. Oh yes. Oh yes. Ragazzi, io mi sto facendo il pasto post-workout, muy muy facile, voglio carbo, proteine, io ci aggiungo pure una fonte di grassi, mi ero portato dalla Spagna ieri un pochino di fesa di tacchino, poi serve in piatto, okay. Poi carbo, una tortilla integrale, integrale bianco è uguale, integrale ha solo più fibre e forse un pochino più di proteine, però questa è la differenza principale. E poi quindi ci aggiungo anche dell'hummus, questo è quello che è rimasto da ieri dal viaggio in macchina. Faccio molto easy, mi spalmo sopra l'hummus adesso. Ci aggiungo un po' di tacchino. Post workout ci abbiamo messo la bellezza di tipo
30 secondi, meglio di così. Really good, consigliato. Avete visto qua che bomba che abbiamo acchittato? Abbiamo trovato questo mini barbecue portatile e mi sa che questo ha svoltato tutte le serate, perché da ora in poi ho sempre voluto avere un barbecue, sempre. Abbiamo trovato questo qua piccolino che, per quanto non è fortissimo, magari ci mette un po' più del solito, ma ci possiamo cuocere sicuramente un po' di verdura, ele, e poi guardate che mega pezzo di carne che ci siamo presi. Questo è tipo quasi un chilo, e questa, se me la brace, viene veramente una bomba. Mi ci metto e vi faccio vedere come esce alla fine. Che svolta. Ele dietro la telecamera che deve riprendere questo momento, che è il momento più importante, più bello di tutto, che è quando metti la mega carne sulla brace. Vediamo se fa il suono. Che bello, io e Ele volevamo fare una serata del genere da non so quanto tempo. Madonna, wow, senti come scricchiola. Oh yes, diciamo che non è così centrale, ma ci no, stiamo. Infatti non sei un ingegnere, scusa. Toppato. Shh. Vabbè, noi lasciamo qua, penso, un 4-5 minuti a lato forse, e poi ora di mangiare. E andiamo. Guarda che bel tramonto, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Fai vedere la vista, cioè. Lussemburgo ce l'ha alcuni perks, un sacco di foreste, un sacco di cose. Stai filmando? Sì. E che stai a filmare? La carne. Mentre io parlavo. Però, cioè, ti si sentiva, ti si sentiva, giuro. Che... E il pisci. No, volevo far vedere qua degli alberi, le montagne, tutto verde. Sicuramente il verde non manca. Poi ci porterà in giro pure per questo verde. Sì, 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 ma prima si mangia. Siamo quasi pronti, ragazzi. Un lato è andato, lato 2. E poi ci pappiamo questa cosa. Sei ready? Super ready. Fate qua, raga, vi devo confessare una cosa, sono una pippa a finire i video. Tipo, io l'inizio, poi non so che cos'è, ma mi sa che la sera, tipo, dopo che mangio, a me viene l'abbiocco, inizio un sacco di video e poi tipo non riesco a finire. Volevo un attimino rispondere ad una domanda che probabilmente molti di voi vi state ponendo e siete arrivati fin qua, però vi chiedo di tenerlo un pochino segreti tra me e te che stai guardando in questo momento. Ovviamente so che è su YouTube, però pensate a quanta gente arriva a fine video, non è tantissima gente. Io sono una persona molto privata, infatti è strano per me che faccio YouTube, però per rispetto vi chiedo, teniamocelo segreto tra me e voi, ok? Niente commenti o altre cose. Perché sono a Lussemburgo? È una catena di eventi, quindi ascoltate attentamente. In primis, i miei, che erano andati fuori dall'Italia per lavoro svariati anni fa, ormai 24 anni fa quasi, e io sono nato a Lussemburgo, quindi tutta la mia famiglia è italiana, i miei sono italiani, i miei nonni sono italiani, i miei bisnonni sono italiani, i miei trisnonni sono italiani, tutti gli antenati italiani, ma i miei, che sono per puro caso usciti dall'Italia una volta per lavoro, stavano a Lussemburgo e mi hanno avuto a Lussemburgo, quindi io sono nato a Lussemburgo. Di conseguenza, questo mi ha permesso di prendere la nazionalità lussemburghese. Lo so, molto strano, non parlo nemmeno il lussemburghese, parlo italiano, inglese, francese lo parlo, ma dato che sono nato qua non ho nemmeno dovuto fare il test lussemburghese, mi hanno dato la nazionalità. È giusto, è sbagliato, questo è come funziona qui. E siamo solamente 500.000
nazionali lussemburghesi. Poi numero 3, quando ho dovuto praticamente con muscolo della vita aprire per pagare le tasse, essendo lussemburghese, essendo anche italiano, ho la doppia nazionalità, avevo la scelta di pago le tasse in Italia o pago le tasse a Lussemburgo. E per quanto uno potrebbe pensare, ah, ma Lussemburgo, sicuro hai scelto Lussemburgo perché la tassazione è molto migliore, magari, perché la tassazione è molto simile a quella italiana, forse qualche punto percentuale in meno, quando in Italia è il 50, a Lussemburgo è il 45, ok? Però non è più come era ai tempi, quindi non era un motivo, diciamo, di tasse. Se volessi pagare zero tasse, come mi hanno detto a Dubai, che ho incontrato degli italiani, mi dicevano, oh, ma fai la compagnia qua, che a Dubai paghi zero tasse, quindi qua comunque pagherò tasse, ma ho dovuto veramente riflettere. In Italia io le tasse non vedo dove vanno, e questo sono sicuro che molti di voi che magari lavorano in ristorazione e altro, dove vanno queste tasse? Cioè, voi vedete miglioramenti? No. A Lussemburgo io vedo esattamente dove vanno le mie tasse. Ad esempio, per farvi un esempio banale ma molto utile, qua non si pagano più i mezzi pubblici, ok? Proprio perché le persone pagando le tasse, come me, pagano le tasse, e qua si rivede dove arrivano i soldi, mentre magari in Italia è molto più corruzione, molto più black market, mercato nero, queste cose qua. Io non vedo i soldi, e se io voglio pagare le tasse è perché voglio trarne i benefici e vedere queste tasse che vanno messi, questi soldi che vengono messi per aiutare la crescita, lo sviluppo del paese. Quindi questa è la mia scelta per ora, ok? Questo è il motivo principale che sono venuto a Lussemburgo, per poter mettere bene tutto e fare qualche meeting di business, di accounting, di queste cose qua, le tasse. E ultima motivazione, ma molto molto importante, è che per il secondo lancio di Kaizen, come avete visto se seguite su Instagram Kaizen Atletica, io voglio step up la qualità, perché Kaizen vuol dire change for the better, è keep improving, è miglioramento continuo. E nonostante la qualità, e sono soddisfattissimo del primo lancio, deve esserci questo crescendo. Il secondo lancio deve essere ancora meglio, e io a Lussemburgo ho un mio carissimo amico Stefi, che fa il videografo, è un professionista, e io voglio che lui mi aiuti con le campagne sia di foto che di video per Kaizen. Quindi queste, diciamo, tre motivazioni. In più, pensiamo a tutta la pandemia coronavirus, a Lussemburgo stanno molto meglio che a Barcellona, ho detto per un mese di venire qua, affittato macchina, affittato casa, e vengo qua a Lussemburgo. Questa è la motivazione principale. Spero che vi sia piaciuta l'onestà. Se è così e stai ancora guardando, ti apprezzo tantissimo, e se ci lasci un like, ci metti 2 secondi, e veramente mi fa piacere. Lasciami anche un commento scrivendo hashtag Kaizen, ok? Se io vedo hashtag Kaizen, so che sei arrivato fino a qua, e niente, presumo sei iscritto, se no iscriviti. Spero vi stia piacendo questa serie, e ti ringrazio di tutto il supporto, veramente apprezzo un casino, più di quanto tu possa pensare. Io non sarei in questa posizione vivendo del mio lavoro, della mia passione, ogni singolo giorno, se non fosse grazie a te, che supporti me, e non me lo dimenticherò mai. E quindi sì, questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao.